Sarà all'insegna della musica e dello sport l'avvio del programma dei festeggiamenti organizzati dal comune in onore di Sant'Angelo, che avranno inizio domani per concludersi il giorno 6. Il primo appuntamento è stato fissato per domani dalle ore 16:30 alle 20:30 in Piazza Sant'Angelo, dove ci sarà il raduno dei fans della boy band One Direction, formatasi nel 2010, composta da 5 elementi di origini anglo-irlandesi, che proprio in questi giorni ha dato inizio a un tour mondiale. A seguire, sempre sul palco allestito in Piazza Sant'Angelo, ci sarà una rappresentazione sportiva di karate e kickboxing con la partecipazione delle associazioni ASD, University Karate Club, e ASD Body Gym Club. La serata si concluderà in Piazza Progresso con un altro spettacolo di grande livello artistico-musicale che avrà inizio alle ore 21:30 per concludersi alle 1:30, nel corso del quale si esibiranno in concerto i gruppi Nacria, Le Culture Diverse e i DCU di Ezio Noto, con la partecipazione di Francesco Giunta, cantautore siciliano. Ancora musica e danza venerdì, con inizio alle ore 20 in Piazza Sant'Angelo, dove sino alle ore 21 ci sarà un'esibizione di danza e Zumba Fitness organizzata dall'ASD New Body House, ASC Dilettantistica Centro Arte Danza e ASD Body Gym Club. Dalle ore 21:30 all'1:30 altro spettacolo musicale in Piazza Progresso con concerti dei Clemente, dei 50 Special e dei One More Glass. E nel rispetto e conservazione delle tradizioni locali, sempre venerdì alle ore 19 all'interno del Santuario di Sant'Angelo, durante la celebrazione della Santa Messa allietata dal coro Stella Maris, si procederà alla benedizione del Terzo Cero Comuni, realizzato su iniziativa dell'Associazione Vivere Licata, con la partecipazione del gruppo folk Rosa Balistreri e della banda musicale Bellini Curri. Questo cero si aggiunge ai due precedentemente già realizzati e inaugurati, e cioè quello dei Massari e quello della Piana. Per quanto riguarda le manifestazioni, le feste di maggio che partiranno dall'1 al 6, quindi da domani, sono ricche di eventi, di intrattenimento, proprio per accompagnare la fiera e accompagnare anche questa grande festa religiosa, in qualche modo, ricorrenza religiosa, che è la festa del nostro Santo Patrono, la festa di Sant'Angelo, molto sentita dai nostri compaesani, concittadini, ma anche molto sentita all'esterno, e c'è molta gente che la viene a vedere. E quindi si partirà domani con 3-4 gruppi che si susseguiranno sul palco, sono tanti, i nomi non li ricordo tutti, ma lo potete vedere nei programmi che sono su Facebook e su manifesti che nel frattempo saranno attaccati, sono attaccati, ma mi permetto di segnalare i DCU innanzitutto di Ezio Noto, con la partecipazione anche di Francesco Giunta, quindi sarà musica siciliana popolare molto particolare. Quindi questo, poi ci sono i Nacria, poi altri che suoneranno, quindi sarà veramente una bella serata domani qui in piazza. E poi giorno 2 ci saranno altri 3 concerti, giorno 3 ci saranno il Cubeta, che è un grosso gruppo anche di livello nazionale, e poi ci sono altre cose, la banda musicale, quindi un raduno di bande itinerante per tutta la città, poi lo vedremo magari negli altri giorni, così lo ricordiamo di volta in volta. E poi si chiuderà con i Tinturia, questo grande concerto che da molto che non fanno, diciamo, in Sicilia, presentano il nuovo disco più i brani vecchi, e penso, insomma, che ci sarà da star bene in queste feste, da rilassarci, per non parlare poi di tutte le diciamo, processioni e manifestazioni religiose, che quelle già hanno un loro fascino e danno anche una grande emozione, soprattutto per chi è religioso, ma anche poi per chi lo è meno.